6:50, sono sveglio da non so quanto, dalle 6:17, e mi sono già vestito e fra un'ora devo essere a scuola. Questa cosa mi ammazza da ridere. Mi dico, ma scuola non era 10 il cazzo di 10 di giugno? Si va ovviamente col mio Apple Watch tipo smerdastica. Ragazzi, abbiamo un problema. Sono le 7:02, le colazioni mi aprono alle 7:30, io per arrivare in albergo a fare colazione ci metto 5 minuti. Io sono tipo un quarto d'ora di niente assoluto. Mi sono svegliato alle 6:17 perché alle 7:17 era troppo tardi e io sono cramantico, quindi partiamo veramente da Dio. Mi sento come se avessi assunto un botto di caffeina senza aver assunto niente. Abbiamo salutato la Marcella e ora si parte. Ah, ti mancava che vloggassi alle 7:013. Veniamo 10 minuti a fare colazione. Sempre il capo che si mette a lavorare in momenti in cui non deve. Sempre il capo che si rende introvabile. Vai. Parcheggio tattico, Madonna. No, poi anche la Mercedes così è un danno. Questa è sfiga, capo. Eccola. Guarda là, cioè, è appena passato il maestro lì. Maranza. Non l'hai visto il maestro? Allora, Lucci, dai, quanto costa il tuo zaino? Contenuto zaino? 20 euro. Contenuto del contenuto zaino? Oggi 5 si euro. vlogga il primo giorno di scuola. Contenuto del contenuto zaino? Faccio. Gigi, si vlogga il primo giorno di scuola? Simone, dacci un'opinione su queste prime 3 ore di scuola. Non voglio andare. Sempre aver paura. Hai rotto tu? Dammi un'opinione. Sempre aver paura delle sedie. Godo, godo, godo. Dammi un'opinione su questi primi giorni. Cioè su questo primo giorno. Filo, non mi riprendo. Qualcuno mi dà un'opinione interessante su questo primo giorno di scuola? Le stesse sedie avrò sempre paura. Eh? Al numero di. Dai, qualcuno mi dia un'opinione, Rob? Cosa? Dammi un'opinione su questo primo. Sono aperti, deve andare. Sul mega blog. Dai, dammi un'opinione. 10. Ti sei già pentito di esserti messo con libri? No, dai, ci sono. Io mi sono pentito che sei messo dietro Yolanda. Io sono con un maranza di merda. Ma hanno imbrattato il banco. Tu sei? Te? Sì, esatto. No, no, vabbè. Eurospin. La spesa intelligente. Ce n'era uno. Se non spawnati davanti come me. No, erano già lì. Sono spawnati. Questa è la vita. Sì. Oh merda. Cos'è? Allora, è una pizza. Buono. Ma perché siamo all'Eurospin? Fra. Fra. La vita. Fra. 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 La vita. Fra. 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 Flex degli acquisti. Guarda, ci mandano il Cobrice. Sulla blues. Oh mio Dio, atroce. Cobrice. Cobrice. Me la prendevo anch'io se c'avevo 29 centesimi. Abbiamo fatto anche la copertina del video qui, tipo in questa zona molto dove ci sono le palme, quindi è figa per definizione. Mamma sorre che vede che suo figlio è online. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Ragazzi, non bullizzate le mamme dei vostri amici, tranne se non li fanno venire in gita. No, non insultate mamma sorre di commenti perché è una brava persona. Però cazzo, fallo venire in gita. Non è venuto a Monte Corto. A Monte Maometto. Forco Maometto. Fra Monte Cristo. Appunto. Porco fra. Allora ragazzi, andiamo a scuola così vediamo i pergamini che escono. E non ve li faccio vedere perché non ho voglia di censurare le facce di me. Fra. Qui più che scuola sembra il Bronx. Fra. Andiamo a vedere i pergamini che escono finali. Che fai riprendi? Io vloggo tutto il mio. Questo lo taglio. Aia aia. Voglia di fare mezzo piano di scale. No. Salire con l'ascensore.
Secco! 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 Vai uomo! Uno! Vai uomo! Tre! Simone, quattro! Cinque! Simone, sei scarto! Sette! Otto! Uno! Non potrei glugare!